Il pomeriggio prosegue su questo filone del viaggio, ma questa volta dal punto di vista degli artisti e delle loro opere d'arte. Il nostro ospite, Gianfrancesco Solferino, storico dell'arte, esperto della produzione Linea napoletana e calabrese, in modo particolare sulla Scuola d'Arte di Serra San Bruno, conservatore del complesso monumentale San Francesco d'Assisi a Ripa Grande di Roma, ci illustrerà i percorsi d'arte, opere e artisti in viaggio, dalla Calabria alle province del Regno di Napoli. Vi auguriamo un buon ascolto. Buonasera e permettetemi di ringraziare il dottore Rubettino che attraverso il dottore Cavallaro mi ha invitato qui, insomma tra voi è un grande piacere. E parlare di storia dell'arte in Calabria è un po' una sfida e allo stesso tempo un grande piacere, ma direi più che altro una sfida perché lo studio della storia dell'arte ha bisogno di sfatare dei luoghi comuni che in tanti, faticosamente, cerchiamo anche di, ripeto, di limitare o di abbattere, perché la vera grande necessità è quella di entrare nel vivo del tessuto storico, artistico della nostra regione, che è un tessuto molto particolare. E devo dire che sono contentissimo del testimone che mi ha lasciato il professore Ceravolo, perché citando il famoso discorso delle Indias de por acá, come ci diceva lui, no? Le Indie di qui, cioè la nostra realtà, quella meridionale, ci ha parlato di una situazione assolutamente dolorosa e drammatica che si è creata nel corso dei secoli, un equivoco che in qualche modo ci ha allontanato dalla conoscenza della nostra storia, della nostra cultura, della nostra tradizione, e soprattutto in qualche modo ha allontanato quanti si sono accostati con curiosità. Pensate che ancora all'inizio del Novecento Corrado Alvaro, che prima di essere un grande letterato e scrittore secondo me è stato un eccezionale antropologo, diceva che noi come popolo siamo un mondo a sé stante, perché i calabresi chiedono sempre di essere compresi ma non vogliono capire, dice Corrado Alvaro. I calabresi hanno la smania di rimanere arroccati nelle loro convinzioni, ma non riescono poi in questo slancio di osmosi verso l'esterno a legare con il territorio, con le altre culture. E questa effettivamente è un'immagine che la storiografia ci ha dato fino a non troppo tempo fa. La storia dell'arte abbatte questo topos letterario e soprattutto questa fama negativa. Perché? Perché l'immagine che noi abbiamo del nostro territorio e che abbiamo dato nel corso dei secoli è proprio quello di un luogo di colonizzazione. In parte questo è vero, ma è vera anche un'altra cosa, e spero di dimostrarvelo con le immagini e con le opere che in questa chiacchierata che faremo vi ho portato. E vi dicevo, mostrandovi queste opere vorrei proprio farvi capire come in realtà questa è stata una terra feconda, dove l'arte è stata sempre parte integrante del nostro vissuto e dove, attenzione, anche questo è un mito da sfatare, l'arte non sono soltanto le tre arti visive, scultura, pittura, architettura, l'arte è tutto. Il professore Ceravolo viene da una delle più antiche città dove l'arte è stata prodotta attraverso un'espressione corale, il ricamo, il tessuto, il ferro battuto, la produzione dei fucili, la lavorazione del legno e della pietra, l'intaglio del marmo, l'intarsio del marmo. Qui a due passi c'è la patria dell'arte calabrese, proprio a due passi. Facendo un salto immaginario andiamo al di là della cordigliera che vi separa dalla valle del Savuto e siamo a Rogliano, che per 450 anni ha prodotto ingegni, architetti, pittori, scultori, intagliatori. Hanno colonizzato culturalmente tutto il territorio regionale. Pensate che gli scalpellini serresi, roglianesi e soprattutto gli architetti roglianesi hanno in qualche modo fomentato la cultura del bello e dell'arte fino
proprio allo stretto, alle rive dello stretto. A Siderno, la mia cittadina, a 105 km da Reggio Calabria, si può vedere una monumentale chiesa madre lavorata nella pietra locale dalle maestranze roglianesi. Per cui questo anche per far passare un messaggio fondamentale: l'arte non conosce barriere. Non conosce barriere politiche, prima di tutto, non conosce barriere ideologiche, non conosce barriere concettuali. Per cui l'arte è arrivata nel nostro territorio, ma noi l'abbiamo trasformata in un prodotto vivo e a nostra volta, come calabresi e come ingegno calabrese, abbiamo restituito un prodotto di alta qualità che ha superato la finitudine dei nostri confini, che è andato ben oltre. Vediamo come. Questa è una cartografia del Regno di Napoli nel 1620, dovremmo dire più correttamente del Viceregno di Napoli, sapete sono le province assoggettate appunto alla corona di Spagna, e nelle cose meravigliose che in qualche modo arrivano, che filtrano nel territorio di Calabria Citra, quindi nell'antica Calabria settentrionale, ci sono quelli capolavori veicolati da una grande famiglia che ha governato questo territorio, anche se da lontano. I duchi, anzi, i principi Cibo Malaspina, principi di Massa, marchesi di Carrara, duchi di Aiello, e poi aggiungiamo signori di Pietramala, di Laghitello, Lago, Savuto e quant'altro. I grandi Cibo Malaspina acquistano un feudo spettacolare, Aiello, che oggi è totalmente scomparsa dalle cronache. Nessuno si occupa più di questa rocca monumentale, con il suo castello federiciano, con le sue chiese bellissime. Nessuno, in primis la politica, in secondo la Chiesa. Perché tante volte abbiamo provato a insistere, restauriamo, facciamo qualcosa, avvicinatevi, accostatevi a questa realtà, comprendetela. Sotto la committenza del serenissimo duca Alberico Cibo, siamo nell'anno 1598, viene portato a compimento questo che è, credetemi, il massimo gioiello della Rinascenza. E correggiamo meglio il titolo. È un po' improprio dire Rinascenza, siamo nella tarda Rinascenza, quella che gli storici dell'arte giustamente chiamano la maniera. Sapete cos'è la maniera? Cioè il modo di, proprio la maniera di portare avanti, di consumare il linguaggio cinquecentesco si trasforma in una maniera, ecco, la cosiddetta bella maniera, quella che la seconda generazione degli artisti cinquecenteschi, sotto l'egida del Concilio di Trento, portano avanti fieramente, ed è un messaggio che deve arrivare un po' a tutti attraverso tutte le espressioni artistiche e deve contaminare che cosa? Deve contaminare l'ortodossia, quella che Lutero ha un po' scosso, ha un po' minato alle basi. Ecco, l'arte la deve riconquistare attraverso espressioni che siano appunto ortodosse, purificate, riconoscibili e soprattutto che siano fonte di insegnamento catechetico. Ebbene, Alberico Cibo porta in Calabria realizza in Calabria un piccolo grande miracolo. Perché? Perché questa meraviglia, che forse bisognerebbe smorzare un po' le luci per vederla meglio, ma questa meraviglia che è la Cappella Cibo nell'antico convento dei Francescani Osservanti, grazie, penso che così sia meglio. L'unica cosa, se vi viene il sonno, però non potrò far altro che pungolarvi. E questa meraviglia che vi dicevo è stata portata a compimento nel 1598, è stata realizzata con la pietra aiellese da un grandissimo scultore che non era di Aiello, Pietro Barbalonga, era di Messina, era venuto qui richiamato direttamente dalla famiglia Cibo perché era molto presente già nell'area tropeana. E non so se sapete che Aiello faceva parte dell'antica forania diamantea che dipendeva dalla diocesi di Tropea. Quindi i vescovi di Tropea, per poter raggiungere questa forania che si sviluppava in riva al mare, che cominciava proprio dalla foce del fiume Savuto e verso nord si estendeva alle porte di Paola, per raggiungere, dicevo, questa forania e per evitare i luoghi insalubri della piana dell'Amato,
infestati soprattutto non tanto dai problemi della malaria, ma dai briganti, per raggiungere la loro forania ci arrivavano in barca, ci arrivavano con le imbarcazioni, con i velieri che dal porto di Tropea raggiungevano appunto quello di Diamantea. E in questo passaggio, in questa osmosi culturale, Pietro Barbalonga viene a lavorare per i Duchi Cibo, realizza questa meraviglia su disegno probabilmente del Cioli, grande architetto toscano, che per i propri concittadini, perché anche lui era originario dell'area di Massa, per i magnifici principi manda questi disegni che vengono eseguiti da Pietro Barbalonga. Pietro Barbalonga si sposerà da Iello Calabro, fonderà una scuola di intaglio della pietra ed ecco che comincia questo fenomeno di inculturazione a lunga gettata che produrrà nel tessuto architettonico artistico di Aiello dei capolavori eccezionali che fanno, non me ne vogliano a male gli amici di Aieta, fanno di Aiello la vera patria della Rinascenza in Calabria, perché la quantità e la qualità di opere del tessuto aiellese non ha eguali nella nostra regione. Guardate da vicino questi particolari eccezionali, sono le grottesche della facciata. Un pezzo di Toscana arriva come una meteorite e impatta sul territorio calabrese. Questo territorio rimane muto? No, assolutamente. Guardate la quantità di elementi che attraverso le fotografie vengono fuori. Volti di angeli, cartigli, grottesche e poi citazioni erudite come queste protomi femminili che sono a metà strada tra un mostro e una donna, che in realtà sostituiscono in maniera anche molto assennata il doppio ordine in questa struttura di lesena con capitello ionico fiorito e poi la parte superiore appunto con la protome. Questo linguaggio, che tra l'altro elegantissimo e che vi ripeto è pregno di significati toscani, raggiunge le botteghe di Rogliano e comincia la contaminazio, comincia a dialogare. I roglianesi si invaghiscono di questo prodotto artistico di Aiello, sono vicinissimi, sono in contatto. Cosa li divide? Un fiume. A quel tempo guadare il Savuto non era facile, ma li divide una sciocchezza sotto il profilo di chilometri. In linea d'aria sono praticamente vicine le due realtà. Questo è il portale di Cropani, della collegiata di Santa Maria Assunta, siamo in provincia di Catanzaro, e i roglianesi coinvolti in questa grande opera cominciano ad importare che cosa? Simboli e segni della cultura figurativa di Pietro Barbalonga. Ecco questi volti muliebri, riveduti e corretti, con queste festonature intorno, che vengono appunto dalla Cappella Cibo, che stanno proprio nelle parti di decorazione delle architetture e che in qualche modo vanno a ingentilire e colloquiano con quelli che invece erano i simboli più cari alla cultura figurativa di Rogliano. O il grande mascherone, questo volto leonino, che è appunto nella Cappella Cibo di Aiello e che vedete ritorna anche sotto forma di chiusura di questo fastigio spettacolare. Pensate all'inventiva, qui il Vasari aveva tracciato tutta una serie di rimandi iconografici alla cultura mitologica romana che era arrivata a gamba tesa, no? nella Roma del Cinquecento, attraverso lo studio di Raffaello, attraverso lo studio di Michelangelo. Ricordate le famose grottesche di Raffaello? Sono dei dipinti che vengono da che cosa? Dalla scoperta della Domus Aurea. Raffaello li ricopia, li studia, li interpreta e li affresca poi nelle logge vaticane. Ma vi dicevo, questo repertorio, guardate, una conchiglia che si trasforma curiosamente in una struttura antropomorfa e quindi vi compare un volto di donna festonato con la bocca sgargiata e gli occhi quasi, no, da indemoniata. Eppure stiamo parlando di una cappella, una delle chiese più importanti dell'ordine francescano in Calabria. Come si abbinano questi mostri col sacro? È l'intuizione felice dei toscani che dicono, citiamo proprio la frase che sta scritta sull'intempiata dell'ingresso della Certosa di Serra San Bruno, ingrediatur regens justa, che entri gente giusta nell'animo, gente purificata. I mostri questo vogliono dire. Chi entra nella Cappella dei Cibo,
che è custodita da questi mostri dell'antichità, in realtà chi entra in questo luogo sia degno di fare ingresso nella cappella, nel sagello dei Duchi Cibo, dove è venerata la Madonna delle Grazie. E quindi questo continuo rimando, vedete, i particolari architettonici, ritorna anche negli elementi decorativi. La cappella purtroppo è ridotta proprio in queste condizioni. Forse sarebbe meglio dire che è un po' un gallinaio, visto che qualcuno ha pensato bene, per non far entrare i colombi, di mettere proprio quelle griglie che si usano per recingere i pollai. È ridotta così. E nell'altare del 1598, tutto fatto di marmo verde della Val Savuto e ornato nella cimasa da questa splendida citazione in marmo di Carrara, la famiglia ne era proprietaria, i Cibo erano proprietari delle cave di Carrara, per cui potevano spendere e espandere come volevano. Guardate la finezza interpretativa, il nero di Lipari che funge da elemento che ribatte la postanza architettonica di questa struttura. Le membrature sono fatte in marmo verde, la parte più gentile, cioè il coronamento, in marmo bianco di Carrara. Questa è la sublime eleganza dei toscani, scolpita da un messinese nel territorio di Calabria, un territorio nobilissimo di Calabria. Ma i roglianesi cosa ne fanno di queste cose? Ecco, amici miei, ecco cosa ne fanno. Cropani, la cappella Cavalcanti dedicata al Rosario, gli elementi architettonici sono quelli di Pietro Barbalonga e di Andrea Cioli, portati alle estreme conseguenze attraverso che cosa? L'impiego copiosissimo del legno e dell'oro per fare cimase decoratissime. Il legno si lascia trapanare, diventa un magma incandescente grazie alla copiosità dell'oro, ed ecco che le citazioni più erudite, gli stessi mostri, quei mostri della mitologia ripresi così curiosamente, diventano figure allegoriche che vanno niente meno a accompagnare una cimasa, cioè la parte dove è ospitata appunto la tela di coronamento. E non solo, i mostri si autogiustificano. Sapete cos'è questa? È il plinto che sorregge la base dell'altare e sta quindi proprio accanto al luogo dove si celebra l'Eucaristia. Beh, che cos'è questa? Una sirena. Che cosa c'entra una sirena in un altare ligneo del 600? Un simbolo della mitologia, un mostro pericoloso perché le sirene invaghivano gli uomini e poi, no? Che brutta fine che facevano, ce lo racconta Omero. Beh, la sirena, sapete che cos'è? È il simbolo di una verginità, perché vedete è bicaudata. Ah, cioè una doppia coda involta su se stessa, la sirena è una creatura che nasce e muore vergine. Come tale, redimita di corona, è immagine essa stessa che preconizza la verginità feconda della Vergine Maria. E questo è grandioso, perché nel momento in cui vi dicono la Calabria siete sempre indietro, eccoci qui, ecco come siamo indietro. Perché a Roma non esiste una sirena bicaudata nel plinto di un altare. No, non esiste. Scusate la presunzione, ma 19 anni a Roma mi possono veramente dare il lusso di affermare che in un altare marmoreo o ligneo, a parte il fatto che altari ligni a Roma ve ne sono poco o nulla, in un altare marmoreo non esiste una citazione della mitologia portata a queste conseguenze. A chi dobbiamo tutto questo? Ai roglianesi. Chi ne è stato il mentore, chi ha introdotto questa cultura? Un toscano attraverso uno scalpellino messinese. Sarò ripetitivo. Dove? Nel feudo dei Cibo Malaspina in Calabria. Portati alle estreme conseguenze, quelli che sembrerebbero messaggi della cultura rocaia, qui siamo nei primi anni del Settecento, siamo sempre in una feudo illustre, questo è Caccuri, l'altare di San Domenico nell'antica chiesa appunto dei padri predicatori. Questi elementi bellissimi, sontuosi della cultura settecentesca prendono però una classicità quasi incomprensibile, ritornano le figure, queste protomi femminili che assomigliano alle sirene, immerse in questi girali acantiformi che sono elegantissimi, sono spettacolari, così come ritornano negli altari della cultura figurativa di Rogliano i segni eruditi di quel toscanismo che ai calabresi era piaciuto molto. Questo è Andrea Maggiore, architetto e scultore toscano,
attivo in Calabria tra la fine del 500 e i primi anni del 600, questa è la cappella della Madonna del Rosario nell'omonima chiesa di Catanzaro. Al cui interno, in questo bellissimo altare tutto di marmi policromi, è ospitato un altro gioiello d'Oltralpe, è la famosa pala di Teodoro del Ricco, Theodor von Dentrix, che rimane un punto fermo per tutta la pittura del 600 e del 700 catanzarese. E come vengono usati, come viene, rubiamo questo termine che è bello, lo ha inventato, lo ha concepito il grande Paolo Portoghesi nella storia dell'architettura barocca, come viene consumato questo linguaggio toscano del 500? Ecco il portale di Sant'Ippolito a Rogliano, che vedete prezioso nella sua rigidità toscana, monumentale, con i timpani spezzati, rastremati verso il basso, è pressoché assente, no? Quella forma roboante della cultura romana, della cultura napoletana, ma in compenso ci sono gli intagli, le trine finissime dei roglianesi. Questa è la loro pietra, è la pietra di Altilia, le cui cave sono abbondantissime, e l'intaglio è così profondo e così generoso che si crea un effetto plastico vigorosissimo, tale da spezzare la rigidità della struttura architettonica e farla diventare materia viva. Se poi questo sistema di intaglio e questo percorso mentale viene applicato sul legno, allora il legno esplode, diventa un'altra volta materia viva, come nell'altare maggiore di San Giorgio a Rogliano, è stato realizzato alla fine del 600, e guardate la classicità lineare pulitissima delle colonne, del fregio, il frontone, la parte dei timpani, e poi l'intaglio ricchissimo, vaporoso, spumeggiante come un'onda di mare che si abbatte su una scogliera e si rinfrange attraverso mille rivoli di legno coperti di oro zecchino. Ma ci sono dei capolavori che, arrivati nella nostra regione, diventano ancora una volta capisaldi e allo stesso tempo strumenti di meraviglia. Reca stupore al tempo sono proprio le parole dell'abate Giambattista Pacichelli, che negli anni 90 del 600 viene a visitare la Calabria. Quando entra nella certosa di Serra, accompagnato da uno stuolo di monaci certosini, rimane scioccato, perché all'interno della chiesa di Severissima Concezione, pensate, è stato recentemente scoperto e dato alle stampe attraverso Rubettino Editore, proprio questa notizia grandissima, cioè la facciata della certosa di Serra era stata realizzata su disegno di Jacopo del Duca, il primo allievo di Michelangelo. E questa è una scoperta bellissima fatta dall'architetto Dario Puntieri di Soverato. Ecco, questa grandiosità e nello stesso tempo questa severità di impostazione diventava lo scrigno dove accogliere una delle opere più grandi, il famoso ciborio di Cosimo Fanzago. Ciborio che rimase vittima del grande flagello del 1783, nella notte del 5 febbraio e poi nel 7 febbraio la certosa crollò in gran parte, e nel crollo coinvolse anche l'altare di Cosimo Fanzago. I serresi, che erano già navigati nell'arte dell'intaglio, nella realizzazione di meravigliose architetture marmoree, cosa fanno? Lo smontano pezzo dopo pezzo e lo portano nella chiesa della loro protettrice, cioè la chiesa della Dolorata di Serra, che è di per sé il più grande gioiello del primo Settecento, anzi, pardon, del secondo Settecento calabrese. Qualcuno l'ha chiamato gioiello del barocchetto di Calabria, ma sarebbe il caso di dire che è l'architettura più rappresentativa della cultura figurativa di Serra. Pensate che sembra, e lo è materialmente, un monolite, ed è un monolite talmente tanto ben congegnato che il terremoto del 1783 non ne ha spostato una parte. Ha quasi completamente demolito la navata della chiesa, tant'è vero che è stata rifatta completamente, ma questa facciata, che è del grandissimo architetto serrese Biagio Scaramuzzino, che è l'ultimo propugnatore della cultura rocaia in Calabria, ma rocaia forse è un furto alla storia dell'arte, io oserei dire che è il propugnatore della cultura borrominiana in Calabria durante il Settecento, lo vedete capace di creare una quinta scenica grandiosa, tutta decorata di stucchi dal Barillari, dove viene montata, guardate, la cupola ellittica bellissima, gli stucchi elegantissimi che sono stati fatti appunto agli inizi dell'Ottocento, dove accogliere lui
la grande macchina d'altare, che l'abate Pacichelli non esita a dire, forse uno dei casi più eclatanti, che a quei tempi era costata ed era stata valutata oltre 60.000 scudi. Diciamo che con 60.000 scudi si poteva rilevare un terzo della nostra regione. Era una cifra epocale, pagata a più rate dai certosini tra il 1631 e il 1660. Dopo una vexata questio, una causa fatta proprio contro Cosimo Fanzago, che se l'era presa comoda, adesso lo cominciamo, adesso lo realizzo, poi lo finisco, ma adesso ti mando gli allievi, i certosini di San Martino, la celeberrima certosa napoletana alla quale Serra era affiliata, intervengono, lo chiamano in causa, succede un po' di bagarre. Pazienza, ne rimane un grandissimo capolavoro, forse il più eccezionale. Il disegno che voi vedete a fianco, questo è il frutto di un altro bellissimo e monumentale volume pubblicato a Rubettino Editore, che è appunto Fanzago e i Fanzaghiani di Mario Panarello, che tra l'altro è l'autore di una serie importante di scoperte. Vi dicevo, questo disegno vi mostra l'altare come si trova, come è adesso, come si trova ora nella chiesa della Dolorata. Questo invece era l'altare come era stato realizzato per la Certosa, era molto più grande, molto più alto, con tra l'altro una risoluzione diversa, pensate, aveva delle colonne tortili di preziosissimo marmo rosso, le colonne si spezzarono col peso del crollo della cupola e furono quindi rifatte dagli scultori serresi, ma in quest'opera di ricomposizione i serresi cosa fanno? Rimontano pazientemente e inventano, perché, torniamo un secondo indietro, proprio nell'altare molte parti vengono rifatte ex novo da loro, le balaustre e le transenne vengono eliminate, viene costipato, tolto alcune statue di marmo, alcune statue di bronzo erano schiacciate dal peso, erano state schiacciate e rovinate dal peso della cupola, per cui vengono dismesse, tant'è vero che ancora oggi si trovano al Valencianum di Vibo, perché erano state messe in disparte e poi furono rubate dai francesi nel 1798 e portate a Vibo Valentia, dove ancora oggi si trovano. Ma quello che è veramente interessante è notare come di quello stile elegante, di quella grandissima perdita che è stato poi il crollo della Certosa, perché ha cancellato un patrimonio smisurato per circa due terzi, è andato ormai perduto, però ecco, il fatto di aver cavato questi pezzi vi fa capire come non c'era bisogno di ricostruire perché mancava la mano d'opera, è un senso di continuità, è un colligere frammenta, cioè raccogliere i pezzi. Che cosa ha fatto grande la storia della Certosa? Questo ciborio, salviamolo, ricostruiamolo e regaliamolo alla protettrice della città, cioè la Madonna dei Sette Dolori. Riconfiguriamolo, inseriamolo in questa architettura e facciamo che questa architettura diventi uno scrigno degno di un così grande capolavoro. E in questo capolavoro, dove hanno lavorato artisti famosissimi, ci sono anche gioielli come questi, i famosi angeli canefori con queste grandi canestre di frutta che probabilmente stavano proprio all'interno del ciborio, adesso si trovano nella parte esterna, e che ingentiliscono facendo capire che cosa? Che quell'intuizione felice che ebbe negli anni 40 del 600 Gian Lorenzo Bernini, cioè quella di fondere le tre arti visive, non rimase un'intuizione solo sua, ma l'hanno presa e l'hanno condivisa i più grandi artisti del 600 italiano, in primis Cosimo, che aveva visto Bernini lavorare, era stato a Roma, aveva decorato la chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani, aveva lavorato nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, si era innamorato del verbo berniniano, ma non aveva perso la grandezza concettuale della sua arte. Lui era un bergamasco, veniva dalla cultura riformata da San Carlo Borromeo e da suo cugino, dal grande Federico, per cui portava con sé quella sobrietà e allo stesso tempo quella magnificenza tipiche della cultura lombarda. Quando entra a contatto con i soldi del viceré di Spagna, che gli dice: trasforma questa Napoli medievale, rendila magnificente, rendila degna del nome degli spagnoli, Cosimo abbandona le briglie, si lascia andare a queste decorazioni grandiose che trasformano Napoli e ne fanno una capitale barocca. E pensate, un gioiello nel gioiello, questo è il piccolo tabernacolo inserito all'interno del ciborio, completamente coperto di pietre dure, bronzo, argento, lavorato a sbalzo, fino anche, vi ho portato, perché giustamente è stato un parallelismo felice di Mario Panarello,
Il ciborio riprende la facciata dei Santi Vincenzo e Anastasio a Fontana di Trevi, capolavoro di Martino Longhi il Giovane, dove vedete l'uso delle colonne e delle lesene diventa architettura viva. Le colonne entrano ed escono da questa struttura alveolata e siccome le colonne non si potevano fare in un'architettura così piccina, immaginatevi che queste lesene vibrano dello stesso impulso vitale di una facciata del primo 600 romano. Questo è un territorio fertile, Serra San Bruno lo è stato, un territorio fertile dove far attecchire la novità, no, del portato culturale del primo 600 napoletano. Ci sono anche i Veneti in Calabria nel 600, anzi, qui siamo nel 1727 e la statua della Madonna della Quercia di Visora, molto cara a tutto il popolo soveritano, alla Valle del Savuto, è un'immagine assai venerata. Chi l'ha realizzata? Un veneto, il grande Giacomo Colombo, che anche lui, come Cosimo Fanzago, ha avuto bisogno di lasciare Este, dove non era assolutamente considerato, passa da Roma, si innamora anche lui del Bernini, prende in considerazione il verbo berniniano e quando viene richiamato a Napoli per lavorare nella Certosa di San Martino, svirgola completamente dalla cultura veneta, che non si ritrova più in queste sculture, e diventa il padre della matura scultura barocca napoletana. Tant'è vero che per un luogo così famoso della nostra Calabria, per uno dei luoghi di culto più importanti della nostra regione, come era stata e lo è ancora Conflenti, dove la Madonna era apparsa numerose volte, aveva chiesto l'erezione del santuario e si era manifestata miracolosamente verso tutta la popolazione della Valle del Savuto, ci voleva una degna statua che sostituisse il quadro divino. Ecco la statua di Conflenti, che tra l'altro vedete ornata delle preziose corone di oro napoletane, arrivate dopo il terremoto del 1783. Sulla ghiera della corona della Vergine c'è scritto: il popolo di Conflenti, memore della grazia del 1783, alla sua benignissima patrona offre. Quindi barocco e rococò. 1727-1784, un capolavoro napoletano, anche questo arrivato nella nostra regione, che parla di che cosa? Non della grandezza divina della Madre di Dio, ma della sua umanità, di una galactotrofusa, cioè di una Madonna allattante, alla maniera proprio bizantina, che si pigia il seno e da quel seno che cosa esce? Il latte che ha nutrito suo figlio, che è vero Dio e vero uomo, ma è il latte che oggi, sotto forma di grazia, raggiunge che cosa? Questo popolo implorante che sta ai suoi piedi. Quindi lei è la benignissima signora, colei che accoglie, raccoglie le suppliche e le introduce al figlio. E con questo sguardo che sta tra il materno e il compassato, tra il severo e il devoto, quasi tra l'altero e allo stesso tempo proprio la popolarità, sembra quasi una popolana guardandola di profilo, su questo corpo monumentale si adagia questa anatomia infantile bellissima, curata nei minimi particolari, adornata da queste ciocche fluenti del bambino Gesù, che veramente fanno impressione perché i capelli sono intagliati nel legno con una perfezione lenticolare. Giacomo Colombo è l'artista che suggestiona la nostra regione, a tal punto che alla fine del Settecento uno dei più valenti scultori di Serra San Bruno in qualche modo rimane immischiato in questo turbinio di revival barocco. È Vincenzo Scrivo. E il confronto tra la sua Santa Caterina d'Alessandria e quella di Giacomo Colombo vi fa capire come mentre la cultura napoletana in qualche modo si deve destreggiare tra l'economia di Giuseppe San Martino e le istanze di corte che invece tendono verso la Francia, verso la ricchezza della corte francese, a un certo punto gli scultori si richiamano a che cosa? A un senso di pietà. La regione era stata vessata dal terremoto del 1783, bisognava ricostruire il patrimonio scultoreo sacro. Ecco che queste figure bellissime, guardate la Santa Caterina di Scrivo con questo volto solare, con i capelli sciolti al vento, le ciocche sono arricciate proprio da questa folata di vento che la colpisce, vi manifesta tutta l'eleganza di una popolana travestita da filosofa. E questo è uno dei più grandi capolavori di Scrivo, la famosa Madonna dell'Itria di Polistena, che viene realizzata proprio dopo il terremoto e che è scioccante per un semplice motivo, perché staticamente si reggeva solo sulle spalle di questi monaci basiliani che portavano la cassa, ed è un simbolo anche di perfezione raggiunta dalla Calabria del Settecento.
Ci sono anche quadri e opere pittoriche stranissime, commissionate in gran copia dalla committenza calabrese, soprattutto una committenza altolocata, in alcuni casi una committenza legata agli ordini religiosi, come in questo caso. Siamo a Pedace, sulle giogaie della Sila Cosentina, e per l'antichissima chiesa di Monte Oliveto una nobile famiglia locale commissiona a Ippolito Borghese la pala, appunto, della titolare della chiesa, la Vergine di Monte Oliveto, che in realtà è molto ossequiente alla tradizionale iconografia. Vedete, la Vergine brandisce nella mano il famoso ramo di ulivo, si lega al celeberrimo ordine appunto degli olivetani. Qual è la particolarità? Ippolito è il pittore del canto e della musica sacra. Mette in mano agli angeli strumenti musicali spartiti, realmente esistiti, di musica che si può realmente seguire. Li imbrillocca con gioielli, con fibule preziose, con diamanti, con perle, e trasforma questi angeli in piccoli cortigiani che cantano e suonano intorno alla Madonna, per cui si arriva a questi livelli eccezionali, dove vengono raccontati con minuzia di particolari il corno. Guardate, non so se si riesce a leggere lo spartito, è perfettamente raccontato, battuta dopo battuta, le note sono tutte realmente eseguibili. È un concerto dipinto sulla carta. E dall'altra parte vedete la viola da gamba, anzi, pardon, questo è un cembalo, ma un altro angelo tiene la viola da gamba proprio poggiata sul ginocchio, e tutti partecipano all'esecuzione di questo coro. Ippolito Borghese era umbro. Le sue opere arrivano in Calabria intorno agli anni 5, 6, 7 del 1600. Nel 1610 nasce, come dice un personaggio calabrese, in un oscuro paesetto della provincia di Reggio, che oscuro non era, cioè a Careri, nasce un ragazzo, un bimbo che poi diventerà, tra l'altro, rampollo di nobile famiglia, di origine spagnola, che diventerà un giovane di buona volontà, che entra nell'ordine francescano sapendo già intagliare il legno. Si chiamava Diego Giurato, gli passerà alla storia col nome di Fra Diego da Careri. Che cosa fa Fra Diego? Trasforma Ippolito Borghese in scultura. Questo è il trionfo della Madonna degli Angeli nella chiesa eponima di Badolato, dove l'apparizione fulminante della Vergine viene accompagnata da un coro di angeli musicanti, scolpiti nel legno e ricoperti di oro, fin anche nei capelli. E gli angeli suonano la tromba, qui vedete c'è il cembalo, salmodiano, tant'è vero che hanno nelle mani un libro dove si trovano le note con non il pentagramma, ma proprio il tetragramma della musica gregoriana. E cantano e accompagnano questo trionfo, questo moto ascensionale. Vedete anche qui la viola da gamba, bellissima. Qualcuno tiene la cornucopia cerifora, qualcun altro invece, vedete, ha la parte iniziale del corno tra le labbra, e cantano, inneggiano alla Vergine, e parte questo moto spiraliforme che si avvolge e diventa un grande pinnacolo, un misto tra una massa incandescente barocca e quasi un pinnacolo gotico. Questo è Fra Diego. E Fra Diego, che sarebbe nato, secondo questa storica dell'arte innominabile, in un oscuro paesetto della Calabria, pensate, è rimasto lì. Tant'è vero che così conosciuto era, che ha girato tutta l'Italia e è andata a finire in Lombardia, dove gli scultori erano talmente tanti che non sapevano cosa fare. Eppure va a finire in Lombardia, realizza calvari e statue processionali per la Lombardia, per Como e per Varese. E vi mostro uno dei più bei calvari della Lombardia, scolpito da Fra Diego da Careri. Siamo nel 1655. E da quell'oscuro paesetto, dove non si produceva arte, dove non c'era cognizione di niente, da quell'etamaio che era la Calabria, come dice sempre questa famosa storica dell'arte, che viveva di un'economia curtense, non c'era nulla. Ecco Fra Diego da Careri. Ma Fra Diego non è diventato questo a Napoli. Fra Diego è diventato tutto ciò in Calabria, cari amici. Vi faccio vedere anche un'altra meraviglia che adesso si trova nel Canton Ticino, è la Schiodazione di Cristo, dove Fra Diego lavora con un altro grande frate francescano, Giovanni da Reggio,
che è suo allievo, e realizzano in tecnica mista in legno la schiodazione di Cristo con una simbologia particolare, vedete, ricorda le schiodazioni di Cristo presenti nella cultura lucchese e comunque nella cultura alpestre. Fra Diego passa da Roma e va in questa chiesetta oscura abbandonata che è San Francesco d'Assisi a Ripa Grande, realizza due statue tra cui il San Francesco d'Assisi che è sull'altare maggiore e che sapete a chi dà le spalle? A Gian Lorenzo Bernini nella Beata Ludovica Albertoni. Ecco questa povera disgraziata Calabria che non ha risposta, che non ha allievi, che non ha figli, non ha nomi tutelari, non ha niente, tant'è vero che sta a San Francesco a Ripa e che dialogano uno con l'altro. E sapete che la statua della Beata Ludovica Albertoni venne fatta tra il 1671 e il 1675, quando Fra Diego era già morto e la statua di San Francesco d'Assisi era già sull'altare maggiore e Bernini l'aveva vista più e più volte. Nella stessa chiesa romana un altro mediocre figlio della Calabria realizza nel 1696 questa meraviglia. Questo è invece un figlio della cultura francescana che viene dalla Sila Grande. È Angelo da Pietrafitta, frate Angelo da Pietrafitta, crocifissista per eccellenza, amante della passione di Cristo, la prega, proprio materialmente ci prega. Cioè ci prega sopra, dicono le fonti. Si asteneva dal cibo, rifletteva, come aveva fatto un altro grande crocifissista, suo maestro, sulle piaghe del Signore, ecco i risultati. Guardatelo dopo il restauro, quando grazie al restauro abbiamo scoperto che questo crocifisso era stato dipinto tutto ad olio con la cera e con l'uso delle lacche, cioè con gesso impastato con il colore. Quindi la lividura del Cristo, questo colore appassionato, sofferente, le colature fatte in cera, lacca, sono il frutto di uno studio lenticolare dell'anatomia, al punto tale che giustamente viene assimilato al suo maestro spirituale, il grande frate umile da Petrelia Sottana, che in Calabria ha lasciato tre spettacolari crocifissi, tra cui questo che si trova a Cutro, e che è famoso non tanto per la sua truculenza, ma per che cosa? Per la grandezza dell'intuizione. Perché qui non ci vedete il crocifisso di Michelangelo, tonante di bellezza e con i muscoli gonfi di quella grandezza, appunto, della perfezione apollinea di Cristo. Qui ci vedete un povero contadino con le braccia stese sulla croce, piegato dalla sofferenza, dal sole, bruciato dal sole, stremato dalla penitenza. Qui Cristo è assimilato al figlio dell'uomo, quello che dice la Sacra Scrittura, cioè il servo di Yahweh, un uomo di cui non compiacersi, non ha niente di bello, l'uomo dei dolori, disprezzato, reietto, non abbiamo nulla, non abbiamo nessun motivo per cui guardarlo, dice il profeta Isaia. Eccolo qui, non so se riuscite a vedere, la goccia di sudore che gli cade dal naso è una goccia in cristallo. Angelo, che è figlio di questa tradizione, non supera il maestro, ma vi si accosta e anche lui firma con la sigla calabrese il suo crocifisso, la famosa spina che come un uncino trapassa le tempie e fuoriesce uncinando la fronte di Cristo e gocciolando sangue sull'occhio, tant'è vero che il grande Metastasio dice: «Si vago il tuo tormento, bel volto del mio bene, che quasi in te diviene amabile il dolor». Ma c'è anche un aspetto della nostra grande calabresità che invece fa tremare per l'innovazione e per la sua veemenza. Questa volta però non guardiamola sotto forma di critica letteraria e artistica, ma guardiamola sull'impatto che ha avuto sui fedeli. Accanto al Cristo fulminante di Mattia Preti, forse il più importante gioiello che Preti ha dipinto a Malta e ha mandato qui per la sua città natale, per Taverna, accanto vedete la citazione di una famosa preghiera che si canta e comunque si legge nel catanzarese, Lo Verbaro de Dio, dove è un dialogo molto acceso tra Cristo e sua madre e Cristo è stanco di essere profanato, di essere offeso dagli uomini. E allora la madre tenta di fermarlo. Il dialogo dello Verbaro de Dio ritorna qui.
dove, come dice giustamente John Spike e poi lo stesso Vittorio Sgarbi, Cristo è un Giove adirato che sta per scagliare i fulmini contro la terra, e la madre tenta di disarmare il braccio del figlio ammantata di una veste trapunta di angeli che ricordano la sua regalità divina. Ai piedi c'è, dice Sgarbi, un disarmato San Domenico che in questa atmosfera pirica tenta di supplicare il Cristo di fermarlo perché sulla terra non arrivino tutte le sventure che invece la Chiesa post-riformata continuava a insistere essere originate dai mali dell'uomo: terremoti, carestie, alluvioni, invasioni, cavallette e quant'altro. Da che cosa possono provenire se non dai peccati dell'uomo? Ecco i dardi infuocati di Cristo, cioè l'ira di Dio che si scaraventa sull'uomo. E allora dice l'uverbaro di Dio in maniera molto appassionata: «Di è sdegnato con c'è nue, de giorno e de lampine vo subissare». E allora la madre dice, no? La verginella si conza e fa: «O figlio, figlio, tu chi fa, chi fai?» E le risponde il figlio: «O mamma, non li posso più sostenere». E pensate la battuta che ancora oggi molto attuale: e notte gli stimano pure a Dio e a domenica faticara, come per dire che non solo offendono il nome di Dio anche la notte, ma il giorno di domenica invece di santificarlo lavorano. Allora ecco questo dialogo tra Cristo e la madre, ed è un dialogo nel quale, ed è notizia di pochi mesi fa, giustamente Mario Panarello ci vede una cosa eccezionale. Guardate bene Gesù Cristo, è un Apollo, tonante, maestoso, splendido, ma ci avete fatto caso come è vestito? Ah sì, questi drappi bellissimi, barocchi, che appartengono alla cultura di un grande artista come il nostro Mattia Preti, ma ci avete fatto caso a quella corona? È una corona imperiale, e nella mano cos'ha? Uno scettro. E quello scettro come finisce? Guardatelo bene, con un giglio. Allora a un certo punto Mario Panarello si domanda: ma questo giglio che ci fa in mano a Cristo? E questo volto con questa barba fluente, ma sembra quasi un ritratto. Ma stai a vedere che è un ritratto ignudo del Roi Soleil? E difatti, studiando e lavorando sulle fonti, Mario si è reso conto che nel bel mezzo della rivolta antispanica del 1674, fomentata dai messinesi, che durò ben 4 anni e si concluse nel sangue, repressa nel sangue dagli spagnoli, i domenicani, che avevano una buona confidenza con l'eresia, non me ne vogliano i frati domenicani, vi ricordo Campanella, vi ricordo Giordano Bruno, e tutti i pasticci che aveva combinato Campanella nel territorio regionale, allora li consideravano pasticci. Ebbene, i domenicani, che avevano una spiccata tendenza filofrancese, esaltano la figura di Luigi XIV, il re illuminato, il re potente, il re saggio, il re cattolico. E allora guardate quanto è furbo Mattia Preti: veste da Cristo il re sole, lo fa sedere sulla nuvola come Dio che verrà a giudicare, quasi fosse una blasfemia, e al tempo stesso lo cala nella dimensione reale di Cristo. Quindi vedete, alle piaghe, no? Le famose piaghe delle mani, le piaghe dei piedi, il segno del costato, e nobilita l'immagine del Re Sole e lo rende grande. Quindi guardate la cultura calabrese fin dove si porta e dove riesce ad arrivare. Non solo, ma questa cultura contravviene a quanto ci era stato insegnato tempo prima, con un'immagine invece paterna ed efficace di un Dio che non siede sul trono come giudice, ma che è padre. Anzi, come dice il celeberrimo affresco del XII secolo di Caulonia, è «O Christos Philanthropos», cioè il Cristo amante degli uomini. E come recuperare queste immagini del Cristo filantropo o amante degli uomini passando attraverso Mattia Preti? Ci pensa Vincenzo Scrivo nel 1797, quando realizza, 120 anni fa,
220 anni fa la statua del Santissimo Salvatore di Pazzano, dove Cristo ritorna ad essere padre e fratello, redentore, e scioglie quella dolorosa immagine che invece veniva da Mattia Preti. Quindi guardate questa infilata, guardate la diversità delle battute dal Cristo filantropos bizantino, il Cristo fulminante di Mattia Preti, il Cristo benedicente di Pazzano. Vado velocemente alla conclusione, perdonatemi se abuso della vostra pazienza. La Calabria ha gioielli meravigliosi che vengono da lontano, come il calice di Squillace, il calice offerto da Monsignor Francesco Saverio Maria de Queralt, che era barlettano di origine, ma comunque veniva da un'antichissima famiglia spagnola. E pensate, per una squillace profanata dai francesi e derubata dalla Cassa Sacra, fa realizzare questo magnifico calice, che è un capolavoro sommo, è tutto di oro, quindi è un'unica gettata di oro fatta in tre pezzi, dove fa montare gemme preziose di famiglia, cammei, pietre preziose, e dove fa realizzare però, curiosamente, non so se qui si vede l'immagine complessiva, un concetto unico: la salvezza passa attraverso Cristo e attraverso due fasi fondamentali della sua vita, e cioè nella sua incarnazione, il nodo del calice, stiamo parlando di 12 centimetri, dove si vede la natività, che è impressionante, sta nel nodo del calice, e si vede San Giuseppe in piedi col bastone, la Madonna inginocchiata davanti al bambino nella greppia, e soprattutto passa attraverso l'Eucaristia, quindi l'ultima cena, che sta su una tavola rotonda dove tutti gli apostoli sono commensali intorno al Cristo, e dove Cristo istituisce l'Eucaristia. E però vi ho portato questa scena perché è la più particolare, in una figura che è alta 7 centimetri, 8 centimetri, con queste figure lavorate a sbalzo nell'oro, racconta la lavanda dei piedi. Cioè, solo chi serve regna. Se volete regnare, dice Queralt sulla scorta evangelica, vi dovete fare servitori. E poi c'è una calabresità grande che, pardon, sono tornato indietro, invece ci porta agli onori e ai fasti della cronaca. Quando io ho censito il patrimonio artistico di San Francesco a Ripa, di cui sono stato conservatore per molti anni, mi sono imbattuto in questo capolavoro, e schedando l'ho scritto contentissimo di questa scoperta: bottega napoletana del XVIII secolo. Però c'era qualche cosa che non mi convinceva soprattutto nel pattern decorativo, nel modo di ricamare, perché avevo visto delle opere che assomigliavano, e soprattutto c'era questa continua citazione di fiori e di frutti, cosa nella quale non entro nel merito perché non finiremmo più, che avevano una impostazione a me molto familiare. Tant'è vero che poi, confrontando questi disegni con quelli di un'altra pianeta, è venuto fuori e abbiamo spiegato l'arcano. Da una parte vedete la pianeta di San Francesco a Ripa, dall'altra vedete la pianeta del Santissimo Rosario di Gagliano, ricamata da maestranze di Catanzaro, dove l'arte della seta non è una favola, ma è una realtà. E sapete chi ha fatto finire l'arte della seta a Catanzaro? Cominciamo a sfrondare le false idee e i giochi della politica fasulla della Calabria. Gli amici di Savoiardi, quando sono arrivati in Calabria, hanno detto: tra le tante cose belle che noi Savoiardi sono buoni, ma gli amici Savoiardi piemontesi no, sono stati piuttosto amari e cruenti. Poi andiamo a vedere le stragi jihadiste e non vediamo la strage delle Portelle, quando furono trucidati migliaia di meridionali e nessuno ha detto niente. Quando sono arrivati i signori Savoia, hanno detto: questa Calabria ha troppi telai e troppi alberi da gelso, e non solo a Catanzaro, ma da Corigliano fino a Reggio. Tagliamoli, è meglio fare viti, è meglio fare uva, e soprattutto estirpare il gelso e piantare l'ulivo, che così vi trattiene meglio la terra, e non state tranquilli, che così non temete le alluvioni. Sradicando i gelsi, tagliando i gelsi, l'arte del telaio è morta a Catanzaro dopo 650 anni.
E sapete che Carlo V, quando è entrato a Catanzaro e l'ha liberata dall'assedio dei francesi, è rimasto scioccato, lui che era nato pur casualmente nelle Fiandre perché la madre era in viaggio per raggiungere l'Austria. Quando arriva a Catanzaro la libera e i catanzaresi lo accolgono con le sete preziose che si producevano nella patria, dice: ma possibile, possibile che ci sono dei setaioli e dei tessitori più bravi dei fiamminghi? Tant'è vero che per un privilegio istituito già dal 1517, Catanzaro doveva dare le coperte e tessuti preziosi per le infante di Spagna. L'ultima coperta è stata data alla sorella del re Juan Carlos da un po' di tempo, passata a miglior vita. Perché? Perché l'ultimo telaio è stato distrutto a ridosso della Seconda Guerra Mondiale. Ecco Catanzaro. Quello che io per primo avevo confuso con Napoli era Catanzaro. E chi sono queste? Le ricamatrici della Stella, le ricamatrici francescane, quelle domenicane, bambine strappate alla strada, bambine che dovevano essere necessariamente avviate alla prostituzione per poter mantenere le famiglie, invece di essere mandate a battere, scusate la volgarità, le suore le formavano direttamente all'arte del telaio, del ricamo e della tessitura. Qualcuna si monacava, qualcun'altra continuava a lavorare in proprio. Questa è l'arte della seta in Calabria, questa è l'arte del ricamo in Calabria. E finisco con un messaggio che viene da un grande artista e un grande letterato calabrese, che è Leonida Repaci. Probabilmente tutti voi sapete che Leonida Repaci ha scritto un testo meraviglioso parlando di come è nata la Calabria e ci ha detto che l'ultimo giorno della creazione Dio doveva fare una cosa grande. Ve lo riassumo velocemente: ha pensato alla Calabria. E come l'ha pensata la Calabria? Con 800 km di costa e tante montagne e questi luoghi meravigliosi. Qui ci sono degli amici di Tiriolo che vedono ogni mattina, possono vedere contemporaneamente due mari. E l'ha fatta bella, l'ha fatta montuosa, l'ha fatta verde, ricca di olivi e con le viti e con le vigne e con la seta. A Catanzaro ha dato la cattedrale, a Reggio ha dato questo, a Catanzaro ha dato quello. E elenca tutti i grandi capolavori della Calabria. Benissimo, lui che è soddisfatto, domini Dio, si tira le coperte e va a dormire. Mentre però il Signore va a dormire, il diavolo, molto seccato per quello che aveva fatto Domenico, dice: no, non è possibile, aspetta che ora arrivo io con la coda. Percuote la Calabria con la coda e via coi terremoti, e con la pioggia dilava le strade, distrugge le case, le alluvioni, le partenze, la gente che non ha lavoro. E poi dice saggiamente, da buon antropologo anche lui, mette nel cuore degli uomini l'odio, il rancore, l'odio fratricida, la necessità di sopraffare gli altri. Insomma, sta Calabria va in pezzi. L'arcangelo Michele se ne accorge, allontana il demonio, lo scaccia, chiama il Signore: Signore, svegliati, vieni a vedere cosa ha fatto Lucifero, vieni a vedere. Cioè, che è successo? Quando il Signore vede che la sua opera era stata scempiata, se ne duole. Ma mentre se ne duole, dice, probabilmente grattandosi la barba: non ti preoccupare, Michele, darò a questa gente la capacità di reagire, darò a questa gente la dignità di combattere, li farò grandi nelle sofferenze, avranno tanta pazienza nella vita, saranno calabresi. E chiude in dialetto palmese: utta fariorno, che notte è fatta, ormai la notte è finita, il giorno, la luce del giorno, l'alba sta arrivando. Allora vi lascio con questo messaggio di speranza di Leonida Repaci e con tutto il patrimonio di immagini che ovviamente io mi sono semplicemente limitato a raccogliere, dimenticando centinaia e centinaia di capolavori e di opere d'arte con le quali vi avrei potuto raccontare lo splendore di questa terra. Allora, siamo sempre fanalino di coda? Siamo sempre gli ultimi? O forse all'interno di quel macrocosmo del meridione siamo stati figli ed eredi della cultura e abbiamo avuto una dignità che abbiamo e che possiamo continuare ad avere, ma solo come? Imparando a riconoscere la nostra storia e allora a guardare avanti con la stessa fiducia che, tra l'altro, vedete, la storia dell'arte calabrese riesce a darci, malgrado tutto, malgrado la politica, malgrado l'ignoranza, malgrado l'abbandono, malgrado questo senso di depressione che ci accompagna. Noi, non ve lo dimenticate mai, abbiamo un nome che viene dal greco, Calabriuo. Da noi ha scaturigine le cose belle, il bello in generale.
Vi ringrazio.